Quando abbiamo deciso di aprire il canale ci siamo scervellati per trovare una parola o un nome che rappresentasse entrambe le nostre personalità. E praticamente dopo infinite... Perché finalmente dopo tanto tempo ce l'avete chiesta in infinite persone, siamo qui e torniamo al nostro reality di Italia's Next Top Model. Brevemente ora vedrete un pezzettino dello scorso episodio, che così possiamo andare avanti. Ho un grosso dubbio. Anch'io. Se buttarmi giù dal balcone o finire questo episodio, sì. Io la soluzione ce l'ho molto facile, anche sinceramente. Piove anche. Da zitto! Qua facciamo delle foto. È un strano. Essere sensuale. E dobbiamo essere sensuali e provocati. Allora, aspetta, vai. Però anche, se non sbaglio, realistiche, no? No, sì. Qua ti ho detto che dobbiamo essere sensuali e provocanti. Ho capito. Ti faccio uno spoiler delle facce che farete tutte uguali? Così, ma che schifo di shooting è, ma tra l'altro, ma come gli è venuto in mente? Ma guarda che schifo. Ma cioè... che maiali. Adesso, amore, andremo avanti. La prima cosa che vedremo saranno le due nominate, nel senso le due peggiori che andranno in sfida. Sei pronto? Non vedo l'ora, giuro. Eleonora e Carlotta. Eleonora e Carlotta sono quelle che sono state peggiori. Te le ricordi? Ora avete un solo modo per convincere la giuria. Vai. Vediamo le sfide. Forza! Io non mi credo tutti e due, quindi va bene così. Non ti vuole per nessuno. Questa passerella. È vero, la è. E dimostrare. È sempre quella, ma me lo dicevano in tantissimi. Allora, Eleonora, ti aspettavi di... Ma sai che tipo lei fa ancora la modella adesso? Era già più grande di me? Sinceramente no. E ha lavorato non in tutto il mondo, fatto un lavoro così brutto. Carlotta... Perché è un lavoro così usurante. Ti ricordi invece Carlotta fa la... Però non mollare, volta, certo. La fa... Farmacista. Bravissimo. A to Vergata. Torino. Per me essere contro Eleonora è la cosa peggiore che mi potesse capitare qua. Eh sì. Sono amiche. Lo so, emozioni. Smettila! Sono emozionata. Ma è normale che ti emozioni per queste cose. Ti dirò un pugno. Anche se è poco, io mi sono davvero... Deve, anche se è emozionata, camminare. Cioè, capisci la difficoltà di questa... C'è una cosa... Carlotta, se vuoi gli puoi sputare in testa. Veniamo alla tua farmacia la prossima volta che andiamo a Villa Alperosa. Cosa gli sputi in testa? Anche perché lui è pelato. Però affezionata lei... E poi una sfida che sinceramente non me l'aspettavo proprio. La conosco da quasi 10 ore. Madonna, riesco più a farne meno. E tutta la mia vita. Stupido. Guarda che difficile camminare. La prima a salire sulla no, non devi solo camminare. Eleonora. Se no perché ne elimini una delle due in base a come cammina? A caso. Poi toccherà Carlotta, 20 anni, da Torino. Per Eleonora. Forza! E Carlotta è il momento della sfida. Una conduzione veramente che ti tira dentro, Me le ha vestite bene. Sciogliti un po', Ele. Guarda cosa fa. Bravissimo. È brava. Delle chiappe di fuori? Quella è la prima Federova. Ah sì. Federò. Federuna. È sempre lei, è già che esiste. Brava. Dai, lei cammina molto bene, mi piace. Cioè, neanche cade, quindi vuol dire che è brava. Cioè, questo Alessio, è il termine di paragone. Smettila. Dalle chiappe di fuori. È modelle. Vediamo Mariotto. No, era Michael Giannini. Bravissimo, cioè, bravissimo. Aspetta, che ora stirano ancora. Qui camminano in sincro? Sì. Qui faccio un sincro. Smettila! Beh, non è una cosa facile. No, non è una cosa facile. Chi voti? Secondo te chi esce? Esce quella col caschetto. La farmacista. Carlotta? Anche se a dire di testa è migliore la sua camminata. Però l'altro c'ha avuto la faccia da modella. Anche voi camminate tutti insieme. Hai visto? Ma che brave. Ma che bravi. Ma bravissime. Eleonora. Lo sai che Anastasia, la bimba che è innamorata di Toy Story, l'altro giorno su Instagram ci siamo fatti vedere tutti i giochi che abbiamo a vicenda di Toy Story. Io e sua figlia di tipo 4 anni. Non mi sembra che... Vabbè, comunque. Altro. Sono a rischio di eliminazione. Giudici, è arrivato il momento del verdetto. Mi sa che esce Carlotta. Amore, mi dai la mano? No. Alena. Mi sa che Alena si ridò. Perché mi sa che Carlotta va a fare più sfide. Sentiamo. Carlotta. Giusy.
Poverina, vagina sia per lei. Ferreri qua. Il burattinaio è bravissimo che la muove. Io elimino Eleonora. Giustamente, una e una. Che ansia. Michael. Scusa, è qui che devo far finta che mi freghi qualcosa? Sì, esatto. Ah, no. Per chi tifi? Ma che me ne frega a me? Amore! Lei passa, la tua sosia. Elimino Eleonora. Oh mamma. Forse ho sbagliato, si fa non dura, mi ricordo. Il tuo voto potrebbe essere decisivo. Forse esce Ele. Eleonora ha già avuto due voti e Carlotta un voto solo. Lei pareggia. Quella chi è? Halle Berry? Nadege. Ah. Una modella famosissima. Stupidità di non averla riconosciuta. Io elimino Eleonora. No, allora ci trova Ele. Quindi Eleonora... Beh, oggettivamente qui ha camminato meglio Carlotta, Sei eliminata. Nettamente. No, è vero, dai. No, sì, beh, certo. Cioè, non si discute. Capisci niente, andiamo avanti. Oddio, no, questa puntata qua no. Allora ti do. Allora partiamo così. Peggio di questa non potrà esserci niente. Qua c'è una sfida. Però. Dove ti ridicolizzi in televisione? Sì. Sì, è per aspetta, quello devo guardando. Dirti una roba. In pratica ci avevano detto la mattina è arrivata la Stefanenko. Ha detto preparatevi ad affrontare la vostra più grande paura. Allora io mi ricordo. No, lei ci ha detto questa roba. Mi ricordo che io sono andata a mettere la testa nel lavandino perché ho immaginato che ci fosse qualcosa di acquatico. Spoiler. Invece erano i libri? No. La vostra più grande paura? Niente. Proprio niente. Non c'era niente. Come dentro le vostre teste. Ah, no, scusa, non si può dire. Di cinema horror. Ah, c'è anche Ciccio Graziani. Sì. La foto che scatterete. Non è Ciccio Graziani, è un fotografo. In una locandina di un film di horror. Dovevamo fare una locandina horror. Contro il niente. Beh, lei è bravissima perché lei comunque fa l'attrice. Vai, vai, che si muovono i capelli. Di più, di più. Ho vergogna a farti vedere mai qua. Non vorrei farti vedere me. No, ma io già so come reciti, quindi non... Ma qua non era da recitare, io l'ho fatta tipo un po' troll. Se prima credevo tipo, di oh my God. Non volermi andare a arrivare fino in fondo e avevo fisso il mio obiettivo. Lei è entrata dopo, non te ne sei accorto che è appena arrivata? Sì, mi stavo giusto chiedendo. Cioè non c'era negli altri. Vero, sì. Di più, di più, di più. Cari, l'intensità. Cari, cari. Scream, scream. Veloce. Grazie, bravo. Scusa amore, prova tu. Prova tu. Vai. Fai una locandina di un film horror. Io lo sto guardando un film horror. Difficilissimo. Sei pronta amore? Vai, tra poco che sono io. Poi non ho. Vai Anastasia. Di più, di più. Mi sembra un po' una così. Da un film disco. Sì. Vai, vai. Vai, vai. Ok, ottimo. Hai notato che, dato che dovevate già urlare, vi hanno fatto sedere per far sì che non vi... Cioè, troppe cose insieme, capisco che possono essere complicate da fare troppe azioni. Io skipperei la mia parte. No, 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 adesso ce la mettiamo. Anche lei sembra una un po' da film di disco. Wow. Cos'era? Niente. Wow, bravissima. Okay. Dai, Giorgia, su. Di più, di più, di più. Non tranquillo, basta, io ho fatto basta. Peggio. Lei ha fatto The Lady per caso? Devo metterti in riga! Aspetta, aspetta che arrivo io non sono manco stata presa, The Lady. Giorgia, ti fermi e aspetti la foto ed è un errore. L'ultima volta che te lo dico, eh. Vai, boom, veloce, eccolo là. Questa è quella che appena hai paura? Passata. Di che? No, nella sfida che abbiamo appena visto è quella lì, no? No, no, questa è Anisia. Anisia che pesce, ok. No, ma perché? Cosa? Pensavo fosse quella di tutto. Prima io. Del mostro. Del mostro. E dov'è il mostro? Qua sono io. Ah, qua. E due mostri, io e non capiva. Sì. Mi raccomando, cioè, vediamo. Praticamente noi dovevamo urlare al nulla. Tipo ah! Ah! Sei pronta alla mia recitazione da Oscar? Vai. Brava, fissi su un punto, fissi gli occhi su un punto sul muro dove... Poi era in post produzione ha messo tipo King Kong. Brava. Io avrei messo un libro, quindi... Di più, di più, di più, di più. Però di più. Io sono stata brava, okay, mi hanno detto brava, che ho fatto un bel lavoro di addominali, eh. Perché vedi che tutti c'hanno una mano appoggiata. Invece guarda io che cosa farò. Guarda la tua amica, la tua compagna di classe. Gilda. La tua compagna di classe. In un bosco buio. Lei immagina di essere in un bosco buio. Va bene, il bosco buio, bravattina. Basta che scappi veloce. Dai, Gilda, dai.
noi saremmo... Ma di preciso cos'è che stiamo guardando noi? Non lo so! Ok, grazie Gilda, sei arrivato nel bosco. Grazie davvero, sì. Vai Carol! Mia preferita. Caroline, c'è qualcosa che ti turba? Ha sempre da ridire, sì. No, Caroline, adesso sciogliti tutta quella paura, ok? Entriti su quella che devi fare, sei già sulla scena, quindi non puoi tornare indietro. Posso? No, devi interpretare una ragazza. Devo aprire la bocca e urlare. Guarda che difficile, scemo! Uccidere. Basta, devi solo fare questo. Parti? Vai, vai. È la più spaventata però, vai, grida, apri la bocca. Ci sei? Sai gridare? Grida. Grida! Caro, io ti adoro. Ok. È venuta però. Lieve canaglia. Avete davanti a me. Non è roba per me fare questa finta, capito? Sì, vero. Cioè, sono... Lei è specializzata nel camminare, no? Smettila! Non aprire la bocca e fare un urletto, Cioè. Manca poco, tra poco sono sicuramente. Brava. Lei sembra una da film. Non so chi era, non mi ricordo come si chiama. Elisa. Sì, è stata molto brava. Sono stata brava, dai, guarda che lavoro di addominali. Preferisci Carol? Va bene. Però vai, che andavo bene. Ok, grazie Carlotta. Grazie, grazie davvero, sì. Molto nel personaggio, tremo ancora adesso. E secondo te adesso ci saranno le due peggiori? Chi saranno le due peggiori? Quella che non ha fatto un tubo, che non si può fare. Scaccialo! Spalanca la bocca, gli occhi, il terrore. La tua. Un calcio al mostro. Scuoti la testa. Un calcio. Ok, grazie. Che fatica. Ok, secondo te, chi sono le due peggiori? Quella là che non sapevo. Carol? Sì, e quest'ultima. E Diletta? È difficile, c'è una gara al ribasso, quindi. Non c'è l'audio! Vabbè, non c'è l'audio, va bene, Carlotta, sempre Carlotta e Carlotta, Carolini. Carlotta, tu fatto cagare in queste sfidi. Tu adesso devi fare una sfilata dove cammini e tu non fare così con i capelli. Cosa guardi? Non so cosa stai guardando, ma io adesso dico una cosa e tutti hanno l'ansia del pubblico, vedi? No, a nessuno frega niente di vostra vita. Smettila! E di vostra camminata su passerella. Sei proprio cattivo. Ecco, esatto. Andate e prendete fiato che dovete camminare. Sei proprio infame. Bravi, bravi tutti. Era fotografo quello, eh. Ecco, pronti, vediamo prima che cammina è Carlotta. Non per me so non che... è Carlotta non la prima, detto ma è Carol. Sto leggendo dei fogli. Sei in nomination. Vabbè, ci frega niente. No, vediamo perché adesso camminano. Cioè, abbiamo perso i primi due passi. Scusa, eccoli qua. Carlotta, hai ragione tu. Come sta camminando? Bella, mi piace come cammina. Sì, bravissima. Va bene, ti faccio vedere Carol. Sì. Quella è Edwige Fennec. Quella è gente che sa fare qualcosa, capisci che... Vabbè, quindi? Quindi... Secondo te chi esce? Ma andiamo avanti un po'. Tra Carlotta e Carolini. Carolini. A caso. Però Carlotta è stata tante volte in sfida. È vero, sì. Carlotta già sta piangendo. Piange sempre. Ma smettila, si emoziona. Non frega niente a nessuno. È uscita Carlotta. Cioè, penso perché... Ah, no, qua era solo nominata. Sì, perché Carol è arrivata più avanti con me. Ma non è finita questa puntata perché abbiamo un'altra sfida. Hai presente quando andiamo a casa di mia sorella che ti dico sempre io qui ho fatto una sfilata? Sì, nella quella... discarica? Eccola! Ah, c'è Cipriziano, mi piace. Sì. Hello girls! Lui è un truccatore. Come vedete siamo in un posto inusuale per una sfilata. Siamo molto. In un... Una biblioteca? No, siamo in un cimitero di auto. Voi sfilerete qui. Che devo raccontarti poi una cosa. Sopra una bisarca. Bisarca! Ferruccio, che cos'è la bisarca? Cos'è una bisarca? Usa parole facili, sono modelle, ricordatelo. Tra rotami e pezzi di automobili in disuso. Ma c'è di più. Cioè, come se non bastasse camminare uguale a sempre, ma con di fianco delle macchine esatto. Rotte. Cioè. Qui è difficile, eh? E indosserete degli abiti eco chic. Wow.
No, wow, no, perché ci hanno messo delle cose in testa che pesavano. Io ho fatto 4 ore sdraiata perché non riuscivo a tenere la testa col mal di cranio in una maniera, ma tipo un ananas. Mamma come pesava. Un male atroce. Wow. Ti giuro. Veramente. Ho dovuto anche prendere un occhi. Miseria. Sto facendo toccare le tette. Qua potrei andare in sfida anche io, Ah, ma scalze eravamo? Camminate su una caspita di passerella, non è che state facendo qualcosa di pericoloso. Hai visto cosa avevamo in testa? Ma sai che dolore? Veramente. Ti giuro, amore, a te non avrebbero voluto attaccarlo. Ti giuro, una delle cose più difficili che io abbia mai visto. Camminare. Con una roba in testa che pesa 10 kg? Bravo, così togliamo il copyright. Comunque eravamo scalze. Ancora più difficile, difficile camminare scalzo. Certo, è difficilissimo. Veramente. L'ansia si taglia con un grissino. Vero. Come il tonno a riamare. Penso che sia andata bene, dai. Sì, lei è fantastica. Mi piace troppo. Mi piace il vostro entusiasmo. Che non state facendo niente, però pensate che... Ma non è non fare niente. No, è vero, state camminando. Una passerella sulla bisacca, amore. Con una foglia amore. In testa, sì, vero. C'è una difficoltà. Ma Carola è sempre agitata, sempre. Forza, Carola, non avere paura. Benissimo, il vestito non mi ha inciampato sotto i piedi. L'ho spostato un po' con eleganza. Spero di averlo spostato con nonchalance. Beh, brava, brava. Sapevo c'era questa cosa qua di fianco che ti agitava, Eh sì, quello. Ma è stata brava. Molto pulita, bella. No? Caris. Ma che non è facile, Fide, devi entrare nel mood, amore. Ma nel mood di che? Siete sempre identiche. Ma non è vero! In ogni cosa è una roba diversa. Ho visto come recitate, sì. Mari, lei ha fatto Mistaglia con me. La conoscevo già. No, non puoi fare quella faccia lì perché sei in una cosa con Floreale, quindi devi essere un po' più mezza sorridente, qualcosa di carino. Cioè, voi dovete pensare a tutte queste cose. Certo. Ogni cosa ha un mood. Questa sono io. Guarda che sembra un po' una dama giapponese. Ma non è vero, guarda, ho fatto anche vedere il vestito. Brava. Da, devi guardare. Però queste cose qua sono quelle giuste da fare, Devi far vedere il vestito. Sto apprezzando. Cioè, in base a come sei vestita, devi far vedere il capo. Amicia. Ti ha perso un po' lo sguardo. Infatti, mi sa che qua l'abbiano sgridata perché ha guardato da tutt'altra parte, mi sembra, non vorrei dire, ma mi sa che l'hai sfida. E questo però è l'errore che ti manda in sfida. È l'unica cosa che non dovete fare. Mamma, io come stavo male quel giorno. Insomma, stavo malissimo. Durante dovrebbe essere andato bene. A me sembra che sia andata bene, lo spero. Domani vediamo. Perché il giorno dopo c'erano le sfide. Vogliamo spoilerare chi va in sfida o lo facciamo scrivere loro nei commenti? Lo scriveranno loro nei commenti. Scrivetelo voi nei commenti e scrivete se vogliamo andare avanti. Spero di no perché nella prossima mi sembra che mi mettano in acqua con la testa sotto. E io piango come una pazza. Detto questo, vi ringraziamo per essere stati con noi in tutti questi fantastici 20 minuti. Noi vi mandiamo un bacio e ci vediamo domani con il prossimo video. Scrivete qui sotto, secondo voi, senza andare a spoilerarvi, chi andrà in sfida.